Ciao a tutti ragazzi dal vostro amico Mario Dexter. In questo video vi farò vedere uno dei problemi più comuni per tutti i possessori del Samsung Galaxy S3, ovvero che durante la navigazione del Google Play Store il programma stesso vi va in crash senza un motivo, così all'improvviso vi entra in crash e non vi fa più scaricare nessun tipo di applicazione e soprattutto non vi fa neanche più entrare nel Google Play Store stesso. Ovvero che noi quando entriamo nel programma viene crash subito senza neanche darvi il tempo di capire cosa stia succedendo. Come risolviamo questo problema senza formattare il telefono? Ci penso io. Eccoci qui. Adesso vi farò vedere come risolvere questo piccolo ma fastidioso problema senza avere bisogno di formattare o inventarsi cose strane come la gente spesso consiglia. Vi farò vedere in modo semplice e efficace come risolvere questo piccolo problema. Andiamo subito a vedere. Innanzitutto accendiamo il nostro S3 e andiamo direttamente su impostazioni del telefono. Prima vi faccio vedere cos'è il problema. Come potete vedere si impalla e dice il programma Google Play Store è stato arrestato, quando io nemmeno l'ho aperto. È un po' rallentato e rincoglionito, diciamo. Vedete, il Play Store mi crasha, non mi ci fa nemmeno entrare e mi crasha in continuazione. Insomma, non si apre. Comunque, non vi scoraggiate, risolviamo subito questo piccolo problema senza dover formattare il telefono. Clicchiamo su OK, andiamo su impostazioni, che possiamo aprire anche dalla barra di strumenti. Alla voce impostazioni scorriamo fino ad arrivare a gestione applicazioni. Qui ci troviamo l'opzione scaricate dove non ci interessano, quindi andiamo a scorrere la pagina verso destra, verso in esecuzione, sempre in modo molto rallentato. Come vedete ha dei problemi pazzeschi, non si può proprio utilizzare il telefono in questo modo. Il programma Google Play Store è stato arrestato, ok, l'abbiamo capito. Scorriamo ancora verso destra in esecuzione e andiamo ancora avanti, verso destra, su tutte. Ho visto che su internet molti video, molti forum dicono che per risolvere questo tipo di problema bisogna assolutamente formattare il telefono. Io sinceramente la prima volta che mi è capitato questo piccolo difetto l'ho fatto. E nell'arco di 2 settimane circa il problema però si è ricreato nuovamente. E sinceramente l'ho formattato 3 volte il telefono, però poi ho detto non è possibile, quindi ho dovuto trovare una soluzione alternativa. E smanettando un po' con questo Galaxy S3 tecnologico, super tecnologico, ho trovato la soluzione. Quindi andiamo su gestione applicazioni, mettiamo su tutte e arriviamo alla voce giù in fondo. In fondo a tutto, perfetto. Se avete questo tipo di problema, l'ultima voce è download, colonnina Android, dove c'è scritto disattivata, 28 kB. E a destra c'è scritto appunto disattivata. Noi clicchiamo e vedete, e cliccate sulla voce attiva. Perfetto. Adesso il problema è semplicemente risolto. Torniamo indietro. Vedete? Già per esempio mi sta scaricando le cose che fino adesso si erano bloccate su Google Play Store. Era per quello che ogni volta, ogni secondo mi diceva il sistema Google Play è stato arrestato, perché in automatico il telefono aggiorna le applicazioni di sistema. E quindi, qualora ogni volta veniva aggiornato, mi diceva che il sistema entrava in crash. Quindi vabbè, adesso abbiamo risolto questo fastidioso problema e vi faccio vedere che adesso, innanzitutto, che la voce Google Play si è arrestato, non ci appare più. E adesso andiamo ad aprire il nostro Play Store, che come potete vedere adesso si apre. Adesso Google Play funziona perfettamente. Vedete? Perfetto. Non mi dà più il problema del Google Play in crash, il telefono va molto più veloce. Bene, il video è finito, spero vi sia piaciuto e soprattutto spero vi sia stato molto utile, perché questo è un problema molto comune per
quasi tutti i possessori dei Samsung in generale. Quindi ragazzi, mi raccomando, mettete il pollice in su e per dire che il video vi è piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, un bacio dal vostro amico Dexter.